è presente che nella brochure fatta dal settore urbanistico diretto dall'architetto napoletano c'è scritto infatti interverranno i esponenti delle forze d'ordine e se abbiamo i più alti in grado delle forze d'ordine del territorio, maggiore Migliozzi, il dottor Sergio Di Mauro, il commissario di procura e il comandante di stazione Enrico Giordano. Adesso la parola va al presidente di Casoli Ambiente, dottor Franco Girardi. Allora, innanzitutto buonasera, ringrazio di essere intervenuti qui perché ci dà la possibilità di avviare un ragionamento collettivo su un lavoro collettivo che abbiamo messo in campo in questo anno. Diciamo che il sindaco diceva giustamente sono due anni che noi interveniamo su queste cose, la nuova gestione, la nuova amministrazione di Casoli Ambiente, il consiglio di amministrazione da me presieduto, si è insediata poco più di un anno fa. Noi, diciamo, dopo un paio di mesi facemmo alcune proposte all'amministrazione comunale che, devo dire, ci hanno aiutato in questo anno a tracciare il mosaico e i passi successivi che ci hanno consentito di stabilizzare alcune cose, valutare l'impatto di alcune politiche e quindi sostanzialmente fare una valutazione sugli errori e sui lati positivi degli interventi che abbiamo fatto e darci la possibilità di lanciare anche dei nuovi obiettivi per il prossimo anno che abbiamo davanti. Come diceva Benedetti, noi abbiamo lavorato per consolidare un risultato che era l'uscita dall'emergenza e la possibilità di consolidare il dato di raccolta differenziata su una media che si attesta tra il 61 e il 62%. Questa operazione avviene a Casoli in un contesto urbano e antropico abbastanza complesso, noi siamo paragonabili alle realtà più complesse della città di Napoli, che non hanno risultati paragonabili per essere chiari. Abbiamo un territorio variegato dove si alternano le aree industriali con alcune aree commerciali dismesse, quindi con tutta una serie di problematiche che stiamo affrontando in questi giorni e stiamo cercando di analizzare, più abbiamo anche uno sviluppo urbano che prevede sia uno sviluppo verticale della città sia anche uno sviluppo residenziale orizzontale, quindi come dire non ci facciamo mancare niente, l'organizzazione del nostro lavoro, del nostro servizio deve tenere conto di queste differenze. Abbiamo delle sacche di resistenza interne che quando abbiamo all'interno quindi anche dell'area urbana, non soltanto sulle aree periferiche, e su queste abbiamo lavorato prima in collaborazione con la Protezione Civile, oggi anche con i meccanismi di presenza delle telecamere e con il lavoro costante di coinvolgimento degli vigili ambientali con i quali dovremo lavorare per migliorare e integrare le nostre forze. Introduciamo uno strumento nuovo interessante che è quello del controllo a distanza che ci consente in qualche modo di operare monitorando delle parti del territorio che sono oggetto di versamenti ripetuti, quindi di abitudini di sversamento e di cattiva di inciviltà anche su queste partite. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare ad un progetto piccolo nell'ammontare ma significativo e che ha anche la possibilità di essere scalabile e cioè sostanzialmente abbiamo la possibilità di aumentare con dei piccoli costi unitari i presidi sui territori e anche la possibilità sostanzialmente di lavorare sul coinvolgimento della cittadinanza per darci una mano a diventare vero e proprio controllo sociale del territorio. Su questo è una sfida su cui ovviamente ci cimenteremo con l'amministrazione e con il personale di Casoli Ambiente. Abbiamo quindi una grandissima esigenza di migliorare il rapporto sulla prevenzione dello sversamento del rifiuto. C'è una grande peculiarità di Casoli, che è una città che non ha impianti suoi in zone ecologiche e quindi tutto lo sforzo che noi facciamo è sul flusso e quindi c'è poca possibilità anche del cittadino di collaborare e di poter in qualche modo gestire le proprie difficoltà. È chiaro che quando usciamo fuori dal meccanismo settimanale e dei giorni, quindi per quanto riguarda la raccolta, tutto quello che non entra in quel meccanismo non ha al momento un luogo di conferimento dove i cittadini possono recarsi. Stiamo lavorando anche su questo, avremo delle novità a breve, entro la fine del mese, con un'area provvisoria che stiamo attrezzando verso la Casoli Ambiente, nel frattempo che vadano a
i lavori delle isole ecologiche che sono state previste dall'amministrazione. Abbiamo lavorato in questo periodo sulla riorganizzazione del lavoro, come diceva bene il sindaco prima, abbiamo avuto la fortuna di poter riorganizzare tutti i nostri cicli di conferimento su tratte più piccole e più efficaci. Questa cosa ha ridotto di molto l'utilizzo anche dello straordinario, perché c'era la possibilità di riorganizzare i turni di lavoro. Abbiamo diviso la città in zone, abbiamo cominciato a lavorare, qualcuno di voi se ne sarà accorto, su una ciclicità di intervento sulle aree periferiche esterne. Quindi noi abbiamo degli interventi periodici sulla parte della circonvallazione esterna, sulla parte delle rampe, che erano tutte aree che sostanzialmente precedentemente erano difficili da vedere. Questo lavoro ovviamente è un lavoro che non solo è faticoso, non soltanto ci impegna, ma è anche un lavoro che è costoso per la collettività. Faccio un esempio: noi in questi giorni abbiamo finito un ciclo di intervento che ci ha portato via circa 2 settimane di, come dire, di approccio alle rampe esterne della circonvallazione che ci consentono di accedere alla città, e già oggi la prima rampa pulita vede già il fenomeno dell'abbandono del recinto. Questo è dovuto al fatto anche che siamo circondati da una serie di comuni con bassa capacità di produrre raccolta differenziata, che ovviamente vengono in queste zone meno presidiate dei luoghi naturali di dispersamento. Questo impegno, come diceva giustamente il sindaco, molto spesso confligge con i risultati che la legge ci chiede. Quando noi interveniamo in queste aree, questa cosa ci fa abbassare in maniera evidente la percentuale della raccolta differenziata. Anche su questo stiamo cercando di negoziare delle soluzioni, perché molto spesso ci troviamo nella scelta di intervenire qui in un territorio oppure per sostanzialmente vedere progressivamente fuori legge le percentuali e gli elementi nei quali deve, gli standard nei quali deve mantenersi come di casoria. Abbiamo fatto un'altra operazione, di cui tra poco vedrete i risultati in maniera definitiva. Abbiamo fatto una prima sperimentazione sui sacchi dei rifiuti, che per un terzo della popolazione ha visto una prima posizione di un codice alfanumerico che consentiva l'identificazione. Questa operazione, dalla prossima distribuzione che avverrà nel corso del mese, prossimo, diciamo tra aprile, nel corso del mese di aprile, avremo invece un'operazione che ci darà la tracciabilità definitiva sul 100% dei sacchi, quindi con la possibilità di avere l'identificazione della proprietà del sacchetto, che è un altro elemento di deterrenza che, se gestito in un certo modo, ci aiuta. Noi abbiamo già a disposizione una mappa dei soggetti che fanno la differenziata in funzione del fatto che ricevono e utilizzano i sacchi. Siamo in grado adesso, in questa seconda tornata, avendo affinato una serie di strumenti, di far diventare questo strumento uno strumento che non è soltanto una sperimentazione, ma diventa uno strumento diverso. L'ultima cosa che volevo sottolineare: noi ci troviamo molto spesso a intervenire su alcune aree che sono nel nostro territorio, ma che sono delle aree di difficoltà, come dire, assolutamente al di fuori delle capacità di sostenibilità dell'area. Faccio un esempio per tutti, perché è uno dei punti su cui maggiormente ci troviamo in difficoltà. Nonostante tutti i nostri sforzi, gli interventi sulla zona del Cantariello e nell'area del campo Rom limitrofa, che ha visto ulteriormente la possibilità di allargarsi, eccetera, eccetera, stanno diventando costosissimi, difficilissimi anche da fare, perché il rifiuto è sempre più caratterizzato con il rifiuto incendiato, il rifiuto misto, speciale, quindi è sempre più difficile fare l'intervento, e diventa una situazione sempre di maggiore difficoltà. Su questo bisognerà che la politica, le forze dell'ordine, tutti trovino una soluzione che non può essere solo quella di lavorare sull'intervento di pulizia, che diventa insostenibile, ma quello che in qualche modo cerchi di lavorare su un'operazione complessiva di bonifica dell'area, che non è soltanto l'area della ex discarica, ma complessivamente tutto il sistema che si è andato a consolidare attorno. Noi ci auguriamo, diciamo, che da qui al prossimo anno riusciamo, grazie anche alle telecamere e a queste modalità, a sviluppare un sistema fortemente integrato con il corpo degli istituti e con i vigili ambientali di monitoraggio del territorio, che ci aiuti a ridurre quanto più possibile almeno le aree di dispersamento abusivo del diritto. Ovviamente tutte queste cose non sono frutto del lavoro da solo al diritto della sua amministrazione, tutte queste cose sono il frutto di un impegno collettivo e di civiltà.
quindi era